Dopo che in una precedente puntata abbiamo ammirato la bellezza della chiesa cinquecentesca di San Fedele a Milano, del suo percorso artistico e religioso, proseguiamo oggi in questo viaggio alla scoperta della cripta della medesima chiesa, dove la presenza di opere d'arte contemporanea, con quella di epoche precedenti, si fonde in una narrazione affascinante. All'interno della cripta abbiamo creato alcuni percorsi, sempre cercando di coniugare arte antica e arte contemporanea. Come voi vedete, prima di tutto c'è una splendida Via Crucis di Lucio Fontana, che realizzò nel 1957 per l'Istituto delle Carline. Sono opere di intensa vitalità in terracotta, caratterizzate da un forte vitalismo tipico del linguaggio di Lucio Fontana nel suo periodo barocco. Tuttavia possiamo vedere come all'interno di ogni singolo ovale sia presente un tratto che diventerà la cifra della sua arte, un taglio. Taglio che dal 1958 realizzerà in una serie di opere come conosciamo molto bene attraverso cicli di attese o concetti spaziali. Un altro percorso è realizzato attraverso opere che a prima vista si presentano in modo inconsueto, o almeno il loro legame lascia molto riflettere. Ed è un'opera di Iannis Kounellis, che realizzò appositamente alcuni anni fa, una croce processionale in rame dorato del 400 e un'opera di un artista brasiliano, frate francescano, tra l'altro, di nome Sidi Valfila. Installazione di Iannis Kounellis nel sacello degli Asburgo. È un locale destinato alla sepoltura degli Asburgo che vivevano qui a Milano. L'installazione di Kounellis si presenta attraverso una croce in acciaio a cui è appeso un sacco contenente a sua volta un'altra croce. Questo sacco è costituito da una tela molto robusta, molto rude. E cos'è l'Apocalisse per Kounellis? Per Kounellis è quell'evento in cui il nodo che tiene appeso il sacco sarà sciolto, il peso del contenuto, la croce, lacererà quel sacco per mostrare l'identità del divino, chi è Dio. E Dio si rivela soprattutto attraverso la sua croce. Noi intuiamo la forma della croce, la forma del divino nella storia, ma è come velato, è come oscurato dai mali e dalle contraddizioni dell'oggi.
L'evento dell'Apocalisse ne sarà invece la piena manifestazione. La piena manifestazione si realizza soprattutto attraverso questa splendida croce in rame dorato del 400 della scuola dell'Amadeo, che è una croce processionale che teneva in mano il diacono per accompagnare il morto nel luogo della sepoltura. E da un lato è presente un Cristo pantocratore, dall'altro lato invece è presente un Cristo crocifisso. Cosa vuol dire allora l'evento dell'Apocalisse? Noi saremo presentati, ci presenteremo davanti al Dio della vita, davanti a un giudice, davanti al Cristo pantocratore, ma questo stesso Cristo pantocratore è quel Cristo stesso che è morto per noi sulla croce. In questo senso l'evento dell'Apocalisse sarà la rivelazione di Dio. Colui che giudica è lo stesso Dio che ti giustifica, vale a dire il giudice e il tuo Salvatore. E attraverso il perdono di Dio saremo accompagnati nella Gerusalemme celeste, rappresentata simbolicamente dall'installazione di Sidi Valfila. Una installazione in cui tutto parla di immaterialità, di smaterializzazione, di luce. Sidi Valfila lavora con la seta, molto sensibile alla luce e alle variazioni luministiche. È costituito da un parallelepipedo, figura simbolica della Gerusalemme, all'interno del quale è contenuto un altro oggetto che rimanda all'altare dell'agnello immolato. E se noi guardiamo con attenzione l'installazione di fila, vediamo come ci sia una continua vibrazione luministica, che è la stessa luce che vuole significare la gloria di Dio presente all'interno della città. E noi sappiamo infatti dal libro dell'Apocalisse che la Gerusalemme celeste è quella città che scende dal cielo, dove non ci sarà bisogno né della luce del sole né di quello della luna, perché la gloria di Dio illuminerà ogni cosa e Dio sarà tutto in tutti. Adiacente alla cripta c'è un passaggio attraverso il quale si accede ad alcune stanze che ospitano mostre temporanee. In questo caso sono presenti opere relative alle ricerche artistiche condotte tra gli anni 60 e 70 dall'artista, designer e architetto Nanda Vigo. Queste nuove sale costituiscono una tappa fondamentale del museo, collegandosi alle ricerche compiute dalla Galleria San Fedele in quegli stessi decenni del Novecento e ponendosi come punto di riferimento per tutto l'attuale percorso museale. Sono tre spazi che abbiamo ricavato recentemente per ospitare mostre di arte temporanea e in modo particolare per accogliere una collezione che ci è stata affidata da un grande architetto, artista e designer, Nanda Vigo, con opere di arte pop. L'accesso a queste sale è del tutto particolare, nel senso che noi passiamo dalla cripta,
Noi entriamo nella chiesa di San Fedele, scendiamo nella cripta attraverso un piccolo corridoio in cui sono conservate le reliquie dei santi, meglio, il calendario quotidiano delle reliquie, che è un'opera pressoché unica. Esistono 3-4 esempi in Europa, una a Parigi, a Colonia, in cui abbiamo 365 cassette che venivano collocate all'interno di un reliquiario e cambiate giorno per giorno per la venerazione dei santi di quel giorno. Una cosa molto, molto strana. Poi uno entra all'interno di queste sale e si chiede: ma dove mi trovo? Perché sono qui in questo momento? Passando dalla sacralità di una cripta con una luce anche soffusa, fortemente chiaroscurata, all'interno invece di uno spazio completamente bianco ed estremamente luminoso. Questo contrasto è voluto per riportarci ad un'altra dimensione, che è la dimensione dei desideri più profondi dell'uomo. Capendo i desideri più profondi dell'uomo, è possibile poi intraprendere un percorso di fede. Come dire, prima conosci te stesso e, conoscendo te stesso, compi il viaggio della vita. Perché tutto il percorso di San Fedele è compiuto, è concepito come un vero e proprio viaggio della vita. Questa mostra di arte pop vuole sottolineare le ricerche più di carattere sociale. In che modo l'uomo degli anni 60-70 rifletteva sulla società, sul suo modo di vivere e di stare nel mondo? Vuole essere quindi un piccolo spaccato attraverso cui comprendere i desideri più profondi di un'epoca storica. Si tratta di una collezione, per cui non ha una organicità, nel senso che non si pone problemi di carattere cronologico o di rappresentare tutti i movimenti artistici del tempo. Nanda Vigo si definisce una conservatrice di memoria, per cui queste opere sono soprattutto una raccolta del suo mondo affettivo, che nasce dagli scambi che aveva con gli artisti dell'epoca e dai quali era legata da un vero e proprio legame di amicizia. Attraverso queste opere noi capiamo il senso delle reti internazionali che aveva tessuto in tutta la sua vita. E noi spaziamo da Andy Warhol, da Remo Brindisi, da Rotella, Niki St. Phal, dalla valigia del Nouveau Realisme a Daniel Spurry, a Sergio D'Angelo, Van der Kamp. Vale a dire tutta una serie, un orizzonte di senso in cui noi entriamo nell'estetica di quel periodo.